Buongiorno a tutti, scusate il leggero ritardo, do il benvenuto, che poi è il bentornato, a Joseph Muscat, primo ministro di Malta, caro amico, ma in questa veste leader di un paese che sta dando un contributo molto importante. Un piccolo paese, Malta, ma con un grande cuore. E vorrei dirlo perché quello che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo è molto più di un naufragio. Siamo in presenza di un grave momento di crisi umanitaria che come tale va affrontato e gestito sulla base del diritto umanitario, del diritto internazionale umanitario, che richiede quindi una risposta solida da parte di tutta la comunità internazionale e che noi, assieme a Joseph, ai suoi collaboratori, al governo di Malta, al governo naturalmente italiano, a tutti gli amici e colleghi che abbiamo sentito in queste ore e che continueremo a sentire, insieme abbiamo parlato con il primo ministro inglese, David Cameron, immaginiamo di dover portare l'attenzione delle istituzioni europee che in questo momento si stanno riunendo in Lussemburgo sia a livello di ministri degli esteri che a livello di ministri degli esteri e poi insieme ai ministri dell'interno. Ma non soltanto a livello europeo, abbiamo apprezzato le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Abbiamo apprezzato la collaborazione che ci è stata offerta ben prima di questa tragedia dal Presidente degli Stati Uniti nell'incontro di venerdì alla Casa Bianca. Abbiamo dunque consapevolezza che questa crisi umanitaria oggi deve vedere un impegno non soltanto di Malta e non soltanto dell'Italia. Vi prego di prendere sul serio le parole che stiamo utilizzando. Quando diciamo che siamo in presenza dei nuovi schiavisti, non stiamo utilizzando un'espressione ad effetto. Provate a immaginare cosa accadeva 3-4 secoli fa, davanti alle coste dell'Africa occidentale, dove uomini senza scrupoli facevano commercio delle vite umane. Sta accadendo esattamente la stessa cosa al nord delle coste africane. E il fatto che in queste ore siano aumentate le segnalazioni di soccorso, in due di queste tre operazioni stiamo lavorando assieme a Malta, in particolar modo per un gommone molto vicino alla Libia, se non sbaglio a circa 30 miglia dalla Libia, praticamente a un passo dalla Libia, si stimano 100-150 persone a bordo e per una barca più grande con una stima di circa 300 persone, in entrambi i casi stiamo intervenendo con la regia della Guardia Costiera attraverso il dirottamento in loco dei mercantili più vicini. Vi è poi un terzo caso che riguarda Rodi e che è fuori dal controllo maltese e italiano. Bene, il fatto che in queste ore, anche di fronte a ciò che è accaduto, vi sia un escalation di spedizioni, perché così le chiamano gli scafisti schiavisti, riducendo quegli esseri umani a semplici numeri, il fatto che ci sia un escalation di questi viaggi della morte è il segno che siamo in presenza di una organizzazione criminale che sta facendo tanti soldi, ma soprattutto che sta rovinando tante vite dell'uomo. Poi ci sono i profili di sicurezza, del terrorismo, delle iniziative di cui tante volte abbiamo parlato, ma il punto è che il nostro Paese non può consentire che si faccia commercio di vite umane come quello che sta avvenendo. E noi li prenderemo. Questo chiediamo alla comunità internazionale. Chiediamo alla comunità internazionale, indipendentemente dalle valutazioni sulla situazione che
tutti noi abbiamo nella mente, nel cuore, di considerare una priorità il fatto di poter assicurare questi criminali alla giustizia internazionale. Che questo avvenga, come abbiamo fatto in Italia, con l'arresto ex post, cioè dopo che hanno fatto il viaggio, anche oggi un'operazione delle forze di polizia e dell'ordine italiane ha portato all'arresto di altre 24 persone, siamo a 1.200 se non vado errato, arrestate dall'inizio. O che avvenga prima, attraverso operazioni legittimate dalla comunità internazionale, questo per noi è una assoluta priorità. In queste ore, ho finito, do la parola a Joseph, la collaborazione con Malta è eccellente e dimostra che se ci sono state polemiche in passato, queste polemiche dai nostri predecessori sono ampiamente superate, noi lavoriamo insieme. Vorrei ringraziare il governo di Malta per essersi fatto carico delle salme, delle prime 24 persone che abbiamo rinvenuto e per la gestione costante con le truppe e le forze di Malta nel mare. Voglio ringraziare le donne e gli uomini della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Marina Militare, di tutta la polizia, di tutte le strutture italiane che stanno veramente dando il meglio di sé. C'è l'Italia più generosa e straordinaria che sta facendo di tutto per salvare anche solo una vita. Questo è il mio grazie alle donne e agli uomini in divisa che dimostrano come questo paese sia un paese straordinario e che meritano semplicemente un riconoscimento senza aprire nessuna polemica come tenta di fare qualche politico a caccia di voti ma a secco di cuore. Credo anche che nelle prossime ore sarà per noi fondamentale far sì che il Consiglio europeo sia il luogo nel quale la discussione possa dimostrare che non è soltanto un problema di Malta, che non è soltanto un problema dell'Italia, ma se un paese, un continente ha un'idea di dignità dell'uomo, non può accettare che dei propri fratelli e delle proprie sorelle siano rinchiusi in delle navi, venduti in qualche misura a dei commercianti di uomini e costretti a una morte atroce, magari chiusi a chiave in una stiva e costretti ad affogare nel modo più assurdo. Per tutti questi motivi, a fronte di questa crisi, noi siamo grati a Malta per il lavoro fatto assieme e siamo convinti che mettendocela tutta potremo far sì che il Mediterraneo torni ad essere quel mare di dialogo al quale intere generazioni di maltesi e di italiani hanno dedicato i pensieri più belli. Joseph. Grazie mille Matteo. Penso che sia il momento per l'Europa di fare squadra. Perché se un piccolo paese, il più piccolo paese dell'Unione Europea, Malta, può fare tanto, come sta facendo tantissimo l'Italia, noi stiamo dedicando il 100% delle nostre limitate risorse militari per fare search and rescue, per salvare le vite, per dare un esempio di quello di cui stiamo parlando, che questo non è una questione di dilettanti che stanno provando a fare una cosa spedendo un barcone o due. Questo è un racket criminale internazionale di proporzioni quasi mai visto. Sulla barca che è sprofondata due giorni fa, se i numeri sono attendibili, che c'erano a bordo verso le 900 persone, chi ha organizzato quel viaggio di morte ha intascato tra 1 e 5 milioni di euro. Quello è il valore commerciale delle vite che sono state perse. E questi non sono dilettanti. Siccome non sono dilettanti, ci deve essere non soltanto un'azione umanitaria che noi stiamo facendo e che penso io l'Italia sta facendo tutto quello che si può fare. Non penso onestamente che si possa salvare una vita di più
se l'Italia facesse qualcosa di differente che sta facendo oggi o se noi facciamo qualcosa di differente di cui stiamo facendo oggi, ma è una questione che questi criminali, questi mastermind criminali di dimensione internazionale non possono passarla liscia, non possono andare a letto pensando che sì, ma l'Europa non ha gli attributi per fare qualche azione, per prendere qualche decisione che si deve prendere. E per questo penso e sono pienamente d'accordo col Presidente del Consiglio che il secondo step su cui dobbiamo lavorare, stiamo lavorando di già per vedere un accordo di più, il più ampio possibile, e di vedere che queste persone, ci sarà la prevenzione, che possono essere fermate, fermati i criminali prima che organizzano questi viaggi della morte. Noi siamo, come Malta, molto vicini non soltanto al popolo italiano, ma anche al popolo libico e a tutti quelli che sono vittime di questo traffico. Se l'Europa decide, e per dire la verità su quello che ho sentito nelle scorse ore con i leader dei paesi differenti con cui ci siamo sentiti, penso che quello che è successo sabato è stato un po', come si dice in inglese, un game changer. È stata una questione che ha cambiato un po' le carte in tavola. C'è una realizzazione nuova che se l'Europa non fa gruppo, se non fa squadra su questa cosa, la storia la giudicherà in un modo molto cattivo, in un modo in cui la stessa storia ha giudicato l'Europa quando ha deciso di chiudere gli occhi a delle storie di genocidi, storie bruttissime, non tanto tempo fa, per dire la verità. E allora chiudo citando ancora quello che ha detto Matteo, che anche se tutti i media internazionali finalmente, si stanno occupando ancora una volta, perché io la mia preoccupazione era che tanto sentivamo di queste storie che nessuno era diventata, in altre notizie ancora della gente annegata. Non sono soltanto annegate queste persone sull'ultima barca, 5 giorni fa sono annegate altre 400, abbiamo la notizia di 28 etiopi che sono stati decapitati in Libia. Questa è una delle storie di una trama lunghissima e su cui sì, possiamo parlare di sviluppo in Africa, possiamo parlare di come rinvigorare e fare democrazia in Africa, in questi paesi problematici, ma la questione principale è fare e prendere azione sui network criminali e fare la securitizzazione della Libia. Quelle sono le cose con cui ci troviamo d'accordo e speriamo che nei prossimi giorni, non penso che nessun paese che di questo fronte del Mediterraneo voglia una specie di permesso dall'Unione Europea di fare quello che si deve fare, ma ci deve essere un rapporto di fiducia, un rapporto di appoggio, per questo dico che l'Europa deve fare squadra, così che paesi come noi non si sentano da soli. Noi quello che succederà, ma continueremo a fare il nostro lavoro insieme. Grazie Giuseppe. Ci sono 2 domande. Fiorella Pace, Television Malta. Dalle vostre dichiarazioni è chiaro che siete in sintonia sul fatto che bisogna indirizzare direttamente questa criminalità delle persone e del traffico umano delle persone. In pratica, cosa state suggerendo? Come bisogna far smettere queste persone prima che partono dalla Libia? Nel contesto dell'instabilità politica nella Libia, state considerando un intervento militare contro i trafficanti? In pratica, cosa può succedere per farli smettere?
Ma io penso che ci siano già dei precedenti, come l'Unione Europea ha delle missioni internazionali contro la pirateria. Sono delle azioni molto stabilite su come prevenire la pirateria. L'Unione Europea non ha detto che uno deve attendere che le navi europee, no, o tutte le navi siano vittime di attacchi prima che qualcuno vada ad intervenire, ma a largo della costa della Somalia c'è la missione Atalanta che fa il suo proprio dovere nell'ambito del rispetto delle regole internazionali. Io mi auguro che uno non si deve attendere mesi prima di prendere una decisione sulla prevenzione, ma c'è, penso, dei modi in cui uno può mirare. Noi non stiamo parlando di network criminali di migliaia di persone. Io non penso in modo personale che, non advoco invasioni della Libia o qualcosa del genere, ma penso che se siano decina o qualche centinaio di criminali, quelli dobbiamo prendere azioni contro quei criminali, quelle persone che attraverso i loro contatti, attraverso il loro modo di agire, stanno facendo, come ha detto il Presidente del Consiglio, gli schiavisti moderni. E se non lo facciamo, la storia ci giudicherà in un modo molto avverso. Condivido. La sua domanda mi è utile per fare una precisazione più ai fini della stampa italiana che non peraltro, condividendo ciò che ha detto Joseph dall'inizio alla fine. Quando si parla di soccorso e dire che bisogna soccorrere, si sappia che il soccorso in questo momento già viene fatto. Cioè, quando c'è un'emergenza, come è accaduto ahimè sabato, l'evento non si è verificato perché è mancato il soccorso. Ma salvare vite umane in mare con quei pescherecci della morte è molto complicato. Può accadere un imprevisto, un problema, come spesso è avvenuto. A Lampedusa, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, il problema fu la mancanza di soccorso. In questo caso il soccorso c'era, ma non è stato sufficiente. In queste ore, ve l'abbiamo appena detto, un gommone e una struttura sono oggetto delle attenzioni delle operazioni di soccorso. Ma continuare a pensare di lasciarli partire e poi andare a rincorrerli significa mettere a rischio le vite umane che non Malta o l'Italia o l'Europa, ma gli scafisti schiavisti mettono a rischio. Lo dico perché, mentre vorrei dal profondo del cuore dire grazie alle donne e gli uomini che con una divisa stanno dando prova di abnegazione e dedizione, e lo dico perché c'è qualcuno che li critica anche a casa nostra, sono persone a cui bisogna dire innanzitutto grazie per quello che stanno facendo, mentre c'è questo lavoro, il tema del controllo del mare è molto complicato, non si può pensare di salvare semplicemente rincorrendo o giocando a nascondino con gli scafisti schiavisti in mare. Questo è il primo tema. Poi c'è il secondo tema, intervento militare. In Italia si parla di intervento militare per dire si va in Libia e si fa fare la pace ai libici. Battaglioni. Questa è un'ipotesi che non è sul tappeto. La situazione in Libia, che nasce da un intervento militare per rimuovere Gheddafi e che forse ha visto una mancanza di strategia per il dopo, leviamo pure il forse, è un intervento militare che si può fare in un contesto nel quale, come sta facendo l'Italia, si cerca di fare rispettare degli accordi di pace. Che so, l'Italia guida il contingente in Libano. Oppure perché una democrazia fragile sta facendo i primi passi
e si sta a dare una mano. Che so, l'Italia dà una mano in Afghanistan, una importante mano alla comunità internazionale. Ma in Libia le condizioni per far far la pace con un intervento militare, al momento, non ci sono. Quello che Joseph invece ha egregiamente spiegato sono interventi mirati per distruggere un racket criminale che è fuori da ogni tipo di controllo al momento. Lo dico perché deve essere chiaro questo passaggio. E per essere molto chiari ancora una volta, quando si utilizza l'espressione in Italia blocco navale, quando si dice blocco navale, tecnicamente il blocco navale si fa nelle acque internazionali. Se venisse a meno che uno non sappia di che cosa sta parlando, ma se ragioniamo dal punto di vista giuridico internazionale, il blocco navale, ne parlammo con Joseph proprio a Malta, chi c'era di voi ricorderà quella conferenza stampa fatta con Joseph 10 giorni fa, quando ci siamo visti, andando a trovarlo per l'inaugurazione dell'importante canale di collegamento elettrico tra Ragusa e Malta. Bene, quel blocco internazionale avrebbe come effetto di fare un gigantesco regalo agli scafisti schiavisti, perché metterebbero la barca in mare, la lascerebbero andare. Nel momento in cui il blocco navale si fa nelle acque internazionali, coloro i quali fanno il blocco navale sarebbero costretti a prendere i migranti, che quindi avrebbero dovuto pagare dei soldi, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 euro al criminale, e poi sarebbero dovuti accompagnare a Malta, in Italia, in teoria in quello più vicino, ma poi comunque in Europa. Sarebbe una sorta di corridoio gestito dagli scafisti schiavisti. Deve essere chiaro quindi che ciò di cui stiamo parlando in un momento del genere è innanzitutto una questione di dignità dell'uomo. Noi dobbiamo evitare che queste persone siano schiavizzate, e da questo punto di vista le cose che ha detto Joseph sono cose che speriamo si facciano strada sia a livello di Unione Europea che a livello di tutte le istituzioni di comunità internazionale. Noi su questa cosa qui non possiamo pensare di lasciargliela vinta, perché avremo davvero una responsabilità verso la storia. L'ultima domanda? Chi c'era? Gli accordi di sensi. Per Augias per il TG1 volevo chiedere, stamattina c'era un quotidiano che titolava sull'ipotesi di distruggere i barconi prima della partenza. Non so se posso chiedere una cosa così specifica, ma è una questione di cui si può discutere. Poi se nei contatti che ha avuto lei a partire da ieri, ha percepito un cambio di atteggiamento da parte degli altri leader europei, insomma, vero rispetto a quello che verrà poi deciso giovedì? Perché questo è un confine europeo, evidentemente. Su 100 persone che arrivano in Italia, non so com'è la percentuale di Malta, naturalmente Malta avrà numeri più piccoli, ma flussi analoghi. Su 100 persone che arrivano in Italia, 91 arrivano dalla Libia. Quindi il primo tema è, se vogliamo avere una strategia, dobbiamo averla complessiva. Non quindi la singola iniziativa ad hoc, ma un ragionamento complessivo. L'attacco al racket della morte, l'attacco agli schiavisti, è una parte del ragionamento. Le ipotesi tecniche sono affrontate dai tecnici e sono questioni che i team della difesa affrontano insieme. Ora si tratta di capire se esiste un impegno internazionale o no a fare quello che Malta e Italia già stanno facendo. Ne abbiamo arrestati 1.200, ma non 1.200, 1.002. Quindi noi questo impegno lo facciamo. E io spero vivamente che anche lo scafista della barca di sabato possa essere presto identificato. Naturalmente il punto successivo è inserire questo ragionamento, come ha detto Joseph quando ha citato alcune missioni, sia in una cornice che abbia delle procedure chiare. Non è che uno prende, va e bombarda la prima nave che trova. Questo lo possono pensare i professionisti del talk show, ma non le persone che hanno a che fare con una
operazione complicata. Permettetemi di dirlo, quando si fanno operazioni di un certo tipo bisogna pensare anche al dopo. Se c'è un esempio che dimostra che non si è pensato al dopo, è la Libia. Si è rimosso un problema sacrosanto, ma non si è pensato al dopo. Si è chiusa la pagina di dittatura, giusto, bene, ma se non hai un dopo, il motivo per cui noi abbiamo accettato l'invito di Barack Obama a restare in Afghanistan è perché, esattamente per questo, non rovini 10 anni di sacrifici perché devi via 3 mesi prima e non avere chiuso un processo di transizione. Dopodiché, insieme a questo, ci sta tutto il ragionamento di che tipo di sforzo va fatto perché le tribù in Libia facciano la pace, che tipo di ragionamento va fatto per l'Europa che accoglie le persone che arrivano, in questo caso dal nord dell'Africa, che tipo di strategia avere in Africa. Perdonatemi ancora una volta se parlo ai giornalisti italiani, ma quando abbiamo detto nel luglio scorso che l'Africa era centrale e abbiamo iniziato quel tour che è finito nelle brevi, cioè le riforme avevano 7 pagine e il trafiletto dal Congo Brazzaville era di mezza pagina, è perché la scommessa che noi stiamo cercando di fare è quella di fare dell'Africa il cuore dello sviluppo futuro dell'Europa. E Malta e Italia sono il naturale ponte tra l'Europa e l'Africa. E il Mediterraneo è davvero il luogo del dialogo tra popoli. Ma il dialogo tra popoli presuppone giustizia. E se tu sei uno che fa commercio di carne umana, perché di questo si tratta, io, rappresentando un paese che ha alle spalle secoli di civiltà giuridica, di valori, di ideali e di dignità, non ti posso consentire di farla franca. 20 anni fa abbiamo chiuso gli occhi come Europa davanti a Srebrenica, oggi non possiamo più chiudere gli occhi. Non possiamo immaginare che certi eventi servano soltanto per fare le commemorazioni 10 anni dopo, 20 anni dopo. Quindi la strategia è complessiva, quello che noi pensiamo è che ciò che Malta e Italia stanno facendo debba diventare una priorità anche per gli altri in un quadro complessivo. I dettagli tecnici appartengono ai team tecnici e non si annunciano in conferenza stampa. Grazie mille, buon lavoro e grazie ancora a Joseph e a tutto il team del governo maltese.